Più di una volta il sindaco ha detto il Palamaggiore è andato, dobbiamo costruire un palazzetto per la Juve Caserta, in città a Caserta. Lei ci crede? Lo vede un progetto fattibile? Io credo che tutte le buone iniziative siano fattibili fin quando c'è la volontà reale a percorrere la strada. Tra le altre cose io non escluderei nulla a questo punto oggi, perché il palazzetto di Viale Medaglie d'Oro è una struttura veramente importante per quanto riguarda le attività delle nostre giovanili, ma non solo. Ospita anche altri sport ed è un contenitore molto importante per i giovani della città che possono arrivare lì normalmente anche a piedi oppure con il monopattino, come spesso avviene praticamente per le nostre rappresentative giovanili. È chiaro che in un'ottica di programmazione, ma questo va anche oltre la pallacanestro, è necessario che una città come questa, un territorio come questo che ha insomma, circa 1 milione di abitanti, si doti di una struttura idonea per ospitare delle manifestazioni comunque anche di caratura internazionale. Ad oggi il palazzetto di Viale Medaglie d'Oro è l'unica struttura usufruibile per una provincia intera che credo abbia fame di sport. La parentesi di Cassino ha interrotto una striscia straordinaria di 8 vittorie consecutive. Vi aspettavate un inizio di campionato così esaltante? Francamente no, però conosco bene la voglia di questi giocatori di impegnarsi ogni giorno in palestra, quindi anche alla domenica in partita. Sono tutti i ragazzi che hanno sposato la causa e che la sentono dentro forte, viva. Per loro il Juve Caserta è un qualcosa che nella loro carriera probabilmente forse non hanno mai vissuto e sentono anche la passione ritrovata della città intorno a loro e l'affetto di tanti ragazzi, in un pubblico che tra l'altro si è ringiovanito tantissimo. Perché vediamo ogni sabato o domenica che ci scendiamo in campo, vediamo praticamente le rappresentative degli istituti scolastici, che è un fenomeno forse che non si vedeva dagli anni 70-80. Quindi questa squadra comunque continuerà il suo cammino con il solito agonismo e voglia di combattere.